Ciao, siamo qua con gli Eterea che stasera suoneranno a Rock in Rolo. Ciao ragazzi, ci dite da dove venite? Da Brescia, io da Toronto, però. Io da Osaka. Io da un altro pianeta. Ecco. Ok, sarebbe interessante capire come avete fatto a incontrarvi. Beh, raccontatecelo. Figa, è proprio è questione di sfortuna, sai, sono quelle robe che ti capitano nella vita e non le puoi decidere te, no? Lui faceva finta di essere una ragazza, lui era in chat e sono incontrati Facebook, così. Quando ancora e non esisteva. Tutto questo cosa... Io sono il moderatore, scusa. Ok. Ok, sì, no, ci siamo conosciuti comunque, ci siamo conosciuti, cioè... Lui era quello che gestiva la chat. Esatto, esatto, il provider lui era. Provider. No, solita roba, no, ci siamo. Noi veniamo da Schio, comunque, teniamo a sottolineare. In provincia di Vicenza, dove si mangiano i gattini e abbiamo appunto questa... Usanza molto bella, infatti vogliamo lanciare un appello ai reggiani, se avete dei micetti non uccideteli, non affogateli, non fate niente, li date a noi, vi diamo l'indirizzo, ce li spedite, noi faremo quello che dobbiamo fare. E noi non ci possono espellere dalla prova del cuoco, quindi possiamo ecco, dirlo. Esatto, esatto. Allora di che pasta asciutta no per loro stasera, ok. Va bene, ci raccontate un po' il genere che fate, quali sono le vostre, a cosa vi ispirate musicalmente? Al massimo ti possiamo dire cosa inspiriamo, ma forse non è una cosa da televisione, magari. Però, non è ossigeno? No, non è ossigeno. È ossigeno, ossigeno. È ossigeno, ossigeno. No, noi facciamo post-bong, è un genere che abbiamo, diciamo, inventato noi per evitare che ci fossero domande sui generi, insomma. Ok, quindi io proprio sono caduta in fallo. Sì. Esatto, è uno stile vivace, colorato, allegro, fluorescente. Sembra una mazurka. Diciamo una mazurka gabber, ecco, possiamo dire una mazurka gabber piuttosto agitata. Ecco. Mi piace, avete seguaci fra i più giovani oppure solo tra gli anziani? Solo anziani. È un pubblico trasversale. Cinquantenni in su che appunto la mazurka prende bene. Geronto gabber è il nome di questo. Insomma, gli Eterea, la band della terza età. Esatto, no, in realtà ai concerti c'è da dire che abbiamo notato un aumento dei giovani alla fine. Noi suoniamo da 10 anni. E delle giovani, eh. E delle giovani, sozzone. No, no, abbiamo notato un aumento proprio dei giovanissimi, tipo 16 anni, 17, 18, che è una cosa bella perché tu insomma vedi magari il tuo pubblico che invecchia con te, ti ritrovi a fare le canzoncine. Invece si vede che noi facevamo una musica che adesso può piacere ai giovani. Esatto. Ottimo. No, piace ai metallari, piace agli emo, piace a chi va a ascoltare il liscio, piace al papà e alla mamma, quindi venite a ascoltarle anche voi e scoprirete se questo teorema funziona o se siete l'eccezione che conferma la regola. Piace anche alle zanzare che ci stanno mangiando letteralmente. Questa è l'Emilia, bisogna prenderla. Ci sono anche le zanzare nel pacchetto. I pappatacci ci dicono che sono queste robe che ti pungono e non lasciano segno, ma rompono veramente. Con After Effects si può mettere tipo, che ne so, un Malibu dietro, qualcosa del genere. Si può fare? In the middle of the ocean, you and I beneath the palm tree. Just the monkeys and the palm tree. Gli sfondi verranno tutti cambiati, tranquilli. Facce, se è possibile, perché veniamo da 3 giorni. Abbiamo suonato venerdì sera a Poggi Bonsi, che sapete dov'è, immagino. Toscana. Toscana, vicino Siena. Toscana. Dai, ho fatto giusto, Toscana, provincia di Siena. Peraltro con un nome così indimenticabile. E abbiamo suonato ieri a un matrimonio a Brescia, quindi abbiamo fatto un po' le ore piccole e stasera siamo qui, quindi siamo un po' sfondati, di solito siamo molto più belli. Grande ragazzi, ma va bene, a questo punto qualche vostra impressione sul festival di stasera, siete carichi? Bellissimo, il posto è favoloso, la birra è buona e poi fanno queste cose che è riso fritto con? Salsiccia fritta. Ecco, fantastico. No, una menzione particolare al fotografo che ha allestito la mostra con... che è un mito veramente, ci sono delle foto impressionanti che fanno venire la pelle d'oca, quindi vi invito a venirle, anche se magari vedrete questo servizio fra 20 giorni, però vi invito a fare un salto indietro nel tempo con una macchina stesso, del tempo che vi forniamo noi sul pacchetto gratuito Office. E venire a vedere queste foto che sono assolutamente meritevoli di attenzione. Unici due difetti del festival sono Dino Fumaretto
che è proprio, guarda, non si può, guarda, se possiamo infangarlo, non ascoltate Dino Fumaretto. E poi il virus che ha procurato la cacarella Pelodia, poverino, che è uno degli organizzatori e purtroppo è a casa col virus, quindi Pelodia, mi raccomando, fatti vedere questa sera. Per fortuna che abita qua vicino. No, il fotografo è Aldo Soligno e la mostra si chiama Calati nel piombo fuso, sull'offensiva appunto piombo fuso a Gaza. Va bene, allora vi ringraziamo, questi sono gli Eterea. E perfetto, a stasera. Ah, sì. Esatto, le tute? No, no, non si può dire, scusa. No, si può, ne, tagliala. In a paradise for two.